tutti e bentrovati. Il sole domina la scena su gran parte dell'Europa, dove le temperature sono attestate su valori superiori alla media del periodo, che ricordiamo essere dal punto di vista statistico il più caldo dell'anno. Il fresco attualmente lo ritroviamo su luoghi remoti tra la Russia e il Mar Nero, mentre sull'Italia molti valori sono al di sopra della norma. Queste sono le temperature registrate venerdì alle ore 14. Osservando ancora un attimo l'animazione satellitare relativa a venerdì pomeriggio, possiamo notare un pugno, un nocciolo di nubi che si sta organizzando tra la Francia e il Regno Unito. Ebbene, si tratta di un vortice isolato di bassa pressione che per il momento non avrà conseguenze dirette sul tempo di casa nostra, se non qualche occasionale temporale lungo l'area alpina nel corso del weekend. C'è però una saccatura atlantica che sta scendendo di latitudine e che punterà nei prossimi giorni l'area britannica, andando ad assorbire il piccolo vortice e quindi successivamente a cambiare radicalmente l'assetto delle correnti sul nord Europa, dove l'alta pressione attualmente presente lascerà spazio a condizioni di tempo più fresco e perturbato. Per noi questo passaggio significherà invece avere due tipi di tempo. Al nord tra lunedì 26 e martedì 27 ci attendiamo il transito di alcuni temporali seguiti da un moderato calo delle temperature e relativo rientro in media dei valori. Al centro e al sud invece continueremo ad avere condizioni di tempo per buona parte soleggiato e molto caldo per l'insistenza di correnti sciroccali direttamente dall'entroterra nordafricano. Non ci rimane ora che dare uno sguardo alla sintesi previsionale per i prossimi giorni. Sabato 24 luglio condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi con annullamenti e tendenza a rovesci anche a locali temporali a partire dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta in estensione poi verso est tra il pomeriggio e la sera. Su tutte le altre zone il tempo sarà in prevalenza soleggiato, comunque poco nuvoloso, con venti deboli e caldo afoso. Domenica 25 luglio tempo un po' incerto sulle regioni settentrionali con tendenza a rovesci temporali sparsi tra il pomeriggio e la serata, più probabili sui settori a nord del fiume Po, velature e locali banchi nuvolosi sottili alternati a schiarite sulle regioni centrali in Sardegna e sulla Campania, prevalenza di tempo soleggiato al sud. Le temperature saranno ancora elevate al centro e al sud con sostenuti venti di scirocco e mari fino a molto mossi, in lieve calo invece nei valori massimi al nord. Infine la tendenza per l'inizio della prossima settimana che vedrà tempo un po' instabile sulle regioni settentrionali con possibilità anche di improvvisi temporali, soprattutto nella giornata di martedì, condizioni in prevalenza soleggiate o al più velate o con cielo poco nuvoloso al centro e al sud dove continuerà invece a fare molto caldo. Con questo abbiamo detto tutto, grazie per la cortese attenzione e prossimo aggiornamento lunedì sera. Vi attendo come sempre numerosissimi su questo canale. Cordiali saluti, buon weekend e a risentirci da Luca Angelini.